Mamma mia, mamma... no, ma è andata via la musica, è andata via la musica, buongiorno figli della me, come state? Buongiorno a tutti quanti, mi sentite basso, mi sentite basso perché non ho messo i filtri, adesso metto il compressore e ci siamo, buongiorno, grazie per non avermi ricordato che non si sentiva la musica, questo è un ringraziamento che vi faccio. Col cuore spero che vi venga un brutto male. E invece non spero che venga un brutto male a, come si chiama, a Giulia che si è abbonata questa mattina. Una chiacchierata. Grazie 88 Pier per esserti subato. Ce l'avete il caffettino, ragazzi? Spesa, pensi di essere in grado di farlo? Che mi ricordo che l'altra volta avevi delle grosse difficoltà. Calcola che qui è pure un po' più complessa. Cerca di essere un po' concentrato. Devi prendere le tortillas, pomodori datterini. Prendi anche dei peperoni Carrefour Bio, d'agricoltura biologica. Sono coltivati in Sicilia, non ti sbagliare. Cipolla dorata, carne macinata cheddar, mozzarella quella da grattugiare. Vabbè, poi lo capirai quella una volta che lo vedi. E i fagioli rossi. Vediamo se in due ce la facciamo a fare Certo. questa spesa, sembra complicato. Io comunque non gli venderei nulla a due cristiani così. Ma voi La cipolla immaginatevi dorata. vedere quelli del Carrefour, due persone del genere. Ma io, non, io se vedo Mace non lo faccio entrare. Stiamo di quei tossici londinesi che alla fine fa una strage. Bravo, l'hai trovato, top. E i datterini? Immagino che vadano bene quelli, sì. Peperoni tricolore. Oh yes, baby. Siamo a cavallo. Prendi questa cosa così Giuseppe si incazza, dai. Dai, va bene. We need that fagioli rossi. No, non è discriminazione. Io penso sempre, no? Quando mi vedo entrare in un supermercato, quando non ho magari il cappellino, che non c'ho voglia di metterlo e tutto il resto per non spaventare i cristiani intorno a me, che ovviamente vivono in una società di merda e quindi hanno dei pregiudizi, esattamente io. Immagino la gente che mi vede entrare in un supermercato, in un qualsiasi cazzo di posto e che si spaventa. E quindi empatizzo con i cristiani che vedono entrarsi Mace e Gemitaiz. No, non è che vedere entrare me e Barlo in un supermercato sia così bello e soprattutto piacevole averci lì, eh? Oh, sì, sono Fagioli questi. rossi, non so, cioè. Sensation. Vuole questi qua. E dobbiamo prendere solo 1 chilo di carne adesso. Buona quella carne però ragazzi, fermi. Delle uova di paglia. Guarda che brutte che sono, non me le mangerei mai. Ma sono buone, però. Dai, Sì, infatti, ma ci credo. vai tranquillo, le mangio le Ci uova di vuole. paglia, non ti Ciao. preoccupare. Ok, è Jamie Tates che decide. Dove è andato? Ma che cazzo era partito? Jamie Tates che non si mangia le cose perché sono brutte mi ricorda i bambini di 6 anni però, eh. Ciao, grazie. Rimango sempre impressionato di quanto sia bella la regia, le riprese, com'è studiato il format, è veramente bello, ragazzi. Siamo negli anni 90 pieni, cazzo. Alla fagioli li hai beccati. Il cheddar, È stato molto Simone, in realtà, ha riconosciuto tutto Simone. carne macinata, cipolle, pomodoro datterino a grappolo, tortiglia, mozzarella. Manca? Niente, per Top. tutto. Allora, praticamente poi, visto che il nostro amico Simone non mangia formaggi, Eh. proviamo a fare due versioni di questo simpatico so, perché tu me l'hai detto che lo mangiava. L'unica Io roba non che mi sapevo fa che veniva cagare, venuto ma non poco, raga, qua. Quindi ma la prossima è volta una che cosa che mi non dica che riesco a venite a casa così a farmi mangiare. No, piacere, basta è la scusami, base perché sotto che fa. perché tu mi hai detto che lo mangiavi troppo, cazzo, non me ne ricordo. Quindi quella è veramente Davide, fastidiosa. ho fame, Banna Burger non è una roba fatta che tu mi chiami quando hai fame e vieni a mangiare, capito? Non Io porto funziona così, mo amici tutti. Ho multiplatino. capito, va bene, vabbè, mo lo Amici facciamo, però. multiplatino lui, eh? Sì, Uno non però guardare il colore ok. dei capelli. Ok, però perché più o meno è andata così, Davide aveva fame e mi ha chiamato. Mi sa che la prima volta che ci siamo visti a Banana Burger è andata più o meno allo stesso modo. No, in realtà no, la prima volta tu mi hai invitato, Banni, mi avevi detto che potevo venire quando volevo. Senti, quando dici puoi venire quando vuoi, poi la gente viene davvero.
vero, tu quando lo dici pensi che non verranno mai, non no? Mi... Sai, oh, chiamami poi, no, chiamami. Se, secondo invece... me io c'ho una mia cosa, perché tu hai saputo che io ho fatto la puntata con Madman e volevi rifarla pure te. Allora, c'è questa cosa della gag che stanno recitando... che è carina, è molto carina, si vede chiaramente che recitano e si vede chiaramente che comunque scherzano tra di loro nella recitazione e improvvisano, è carina, è molto carina. Un po', cioè, un po' di gelosia l'hai provata? Che quando io ho fatto la puntata con te... Hai fatto anche un panino che mi piace molto. Era il Croque Madame, che poi mentre dico Croque Madame. Madame sembra che parlo di Madame, ma in realtà era semplicemente di Madman. Non ci avevo pensato effettivamente. E c'è l'uovo, perché era una citazione al panino tuo, ti ricordi? Quello con lui, no? Ciao, dai, Max, cosa, buongiorno. Come vedi, adesso c'ho cosa induzione, così non puoi accendere quelle sigarette che fumi tu. Ho l'accendino. Vabbè, giustamente, non è che vengo a casa tua a scroccarti il cazzo di fornello per fumarmi le cannette. Me lo porto l'accendino, amico mio. È una giornata lunga e poi sono a digiuno e sono le 3.35. Dai, svemo, Venom, adesso la gag dell'accendino era spontanea. Male invece pranzare quest'ora. Io infatti quando ci siamo sentiti che mi hai detto tipo tu non ti alzi mai prima delle... Prima delle 11. Tu ormai invece sei diventato un vecchio che sta alzando, sì, le 7, porta il cane. Sì. Stiamo crepando? Sì, praticamente. Credo che stiamo crepando. Ma no, è semplicemente perché c'è, cioè, la giornata, ci sono tante cose da fare, magari svegliarsi un pochettino prima ti aiuta a organizzarla meglio per poi avere la tua tranquillità senza dover per forza arrivare lunghi come tutti i romani. Cioè, si vede che Jamie Tate in questo momento ha imparato come funziona la vita. Stiamo crepando un po' tutti. Sì. Devo dire che ho visto la puntata, quella dell'altra volta. A parte sembro passati 10.000 anni, Davide. Sono passati 10.000 anni. Tu prima ti vesti da rapper, adesso ti vesti da sciamano. Coglione. No, sciamano. Sciamano, se ci sei andato anche abbastanza leggero, diciamo così. Mi sembrava un sciamano. Adesso io me li ricordo gli sciamani, c'hanno tipo le spalline, hanno la chest viola, l'elmo epico e utilizzano un bastone che droppi da Sindragosa. Insomma, dai, tu ce l'hai. Questo ce l'ho solo io in Italia. Bello Marco Tamburo, 13 mesi, che bello che sei. Sono diventato Jimmy Tights a parlare. Ecco, allora lo sapevo, volevo proprio andare a pizzicare. Ce l'ho solo io in Italia. Ecco, allora lo sapevo, volevo proprio andare a pizzicare. Però c'è da dire che c'è stato un... Ma c'è un motivo se ce l'hai solo tu, quella cosa lì addosso. Un po' questo cambio stilistico non indifferente. Cioè, c'è... pure te comunque, te vieni proprio dal rap. Rap, proprio. Noi e te mi sembra, siamo più o meno coetanei. Di che anno sei? Di 84. 88. No, più piccolo di me, banana. Però tipo, io ti ho conosciuto con Madman, che comunque era proprio quella roba super rap così. Sì. Lui è rimasto così, vabbè, pure pugliese, chiaramente non è che c'ha tutte queste grandi... Beh, si mette, però non si rimette più i baggy jeans. Si mette più. Però lui ce l'ha ancora quella roba proprio super rap. Tu in realtà ce l'hai sicuramente. Si chiama attitudine. Anche di più, perché comunque tu hai iniziato pure a fare il beat, così sì, però a livello estetico magari ti sei aperto altre cose e un po' anche te. Cioè, c'è un momento in cui si sono Mace, non cose. Solo si è aperto soltanto alla moda, Mace si è aperto ad altre sensazioni proprio. Sì, tipo il vestiario, le collaborazioni. Se esplode un genere, poi è sintomatico che si contamini con mille robe diverse, no? Finché rimane una roba super underground, rimane... il rap? Sì, ma poi sì, musicalmente e stilisticamente credo vadano di pari passo. Nel senso, finché una roba rimane una nicchia, dove anzi chi è dentro il cerchio vuole che rimanga chiuso il cerchio. Certo. Però dopo, poi quell'esplosione... del genere che non, insomma, per fortuna la no? conosciamo tutti, per certo. fortuna è esploso, però ovvio che poi si esplosione del genere ha anche portato del sesso femminile nel nostro genere, sì, che prima non c'era, non è vero, c'erano solo felpe della Eco che si muovevano al massimo. Parte che non sono assolutamente d'accordo, perché c'era ed era bella radicata la scena femminile, no, e soprattutto è esattamente come quella di adesso. C'erano quattro donne che cantavano e basta, nel mainstream del rap, che non era mainstream, ma era nella maggior parte. E le ragazzine comunque c'erano ai concerti, perché di base si spostava sempre in compagnia, quindi non è proprio vera questa cosa. E diciamo che è un falso storico. Ed è esattamente proprio... No, ma anche nel pubblico Fumagì c'erano molte donne. E non era vero che gli hardline seguivano un determinato tipo di moda, no, di moda, di attitudine, e se andavi nei centri sociali dove passavano quello, c'era solo quello. In realtà non era solo quello. C'era veramente molto pubblico femminile. E invece delle rapper ce n'erano
poche, ma come ce ne sono adesso. Anzi, forse adesso qualcosina in più c'è. No, non è vero. No, sì, perché ci sono anche le ragazze nell'underground che si sono fatte forza adesso. Però nei mainstream no. Intanto mi vale. Ma no, non è vero che il rapper a scacciafiga, non è assolutamente vero. In percentuale si è allargata questa cosa, si è proprio allargata. È soltanto che negli anni 2000 c'erano le boy band, quindi le ragazzine giovani seguivano le boy band, ma c'erano le persone, c'erano le ragazze ai concerti, assolutamente. Pensate, un momento nostalgico, no? Mi sono andato a vedere archivio di Instagram, una foto mia di un DJ set, dalla console c'erano solo pischelle davanti, e comunque tipo in quel caso io mi ricordo proprio che erano serata... anche minorenni, Giuseppe, smettila. No. Mi ricordo che in quel momento proprio stavo passando un pezzo di Gucci Mane. Tu stai passando un pezzo di Gucci Mane e sono tutte pischelle che ballano. Certo, non te lo saresti mai potuto aspettare. Non ti saresti, ma come, aspettato. No, è pop. Quindi secondo te è perché il rap è diventato una roba, diciamo, mainstream, quindi è arrivata alle orecchie di tante altre persone che hanno detto, oh, ma quasi quasi io una pucciatina ce la do nel piatto. Ma in Italia questa cosa, perché Tupac faceva gli shooting con Versace già nel 94. No, io non parlo di bestiario. Dell'estetica? Parlo proprio in generale delle influenze. Innanzitutto quando la roba si ingigantisce poi tende, inizia una crescita tipo esponenziale e si... No, non sono d'accordo con Gran Khan. Quando inizia a esplodere, assolutamente. A fare, poi non so, rap, gente che è cresciuta... Non conosco la realtà di dove abita Gran Khan, ma io ti parlo. Ma sarà che noi avevamo il sottotono, quindi a Novara c'era già una scena di rap femminile? Ma raga, il sottotono i ragazzi se lo ascoltavano ben poco. Quando c'era l'area cronica, tutto quello che veniva dall'area cronica non era così scacciafiga, e non era neanche così tanto mainstream. Quindi ascoltando tutt'altro, e quindi anche la roba pop se l'è sempre ascoltata, quindi poi uno fa rap e lo contamina col pop, chiama il cantante di musica leggera italiana, cioè per lui è normale, è strano per quelli che erano dentro prima. È più il contrario, secondo me, cioè è più che dopo un'esplosione del genere adesso trovi i dischi, tutti i dischi pop di tutti gli artisti, sia americani che italiani, con almeno una strofa rap dentro. Sì, sì. Tutti qua adesso. Ma questa è la discografia. Avere, magari neanche la vogliono. Cioè qualcuno, esatto, gli dirà, guarda che devi fare il pezzo, esatto, no, un po' rap urban, perché sennò è il padre la ego. Quindi capito? Ragazzi, abbiamo questa... La ego poi finalmente è fallita, no? Cioè adesso non c'è, no, più. No, è bellissima. Poi senti i bei Frankenstein ogni tanto, pezzi dove c'è infilata la strofa rap proprio Frankenstein. In realtà la cosa che hai detto te è figa, perché effettivamente io magari mi ritengo, magari come i presenti, di aver fatto parte di quel cerchio in cui eri chiuso, no? Ero io il primo a essere chiuso. Io poi vengo dal rap e dal metal quasi in maniera parallela e più o meno è la stessa roba. Il metal è rimasto così, non si è mai aperto. Chiamiamoglielo il cerchio dei maschi. Veniamo dal cerchio dei maschi. Sì, quello. Però la roba ce l'hanno in comune sicuramente. Però ovviamente più andando avanti, più anche tu che stai nel cerchio ti sei aperto. Ci sono alcuni che non si sono mai aperti. Certo, poi anche cresci di età, cioè senza fare integralismo. No, guarda, non sono d'accordo su questa. È bellissimo la discussione che stanno avendo, avrei voluto parteciparci anch'io, ma non sono assolutamente d'accordo che se inizia un genere, e soprattutto se fai un genere di nicchia, è normale che nella nicchia ci siano poche persone che guardano quello. Bisogna guardare in percentuale. È ovvio che se tu parli di un DJ set dove sei DJ di Coez e ti porti dietro le persone di Coez, avrai un pubblico prettamente femminile. Non è normale che vado a un concerto dei Cripple Bastard e ci trovo le pischelle. Se ce le trovo sono in percentuale minore di quelli che sono i ragazzi. Però se vado a un live dei Melt Banana che fanno parallelamente quello che fanno i Cripple Bastard, ma con una cantante donna, avrò una percentuale di ragazze maggiori, nonostante i numeri siano gli stessi. Quindi è una cosa in percentuale. Secondo me questa cosa qua del sempre aver detto il rap è antifiga soltanto perché sotto il palco non ci sono la maggior parte di ragazze, ma ci sono la maggior parte di ragazzi, è totalmente sbagliata. Perché se andavi negli anni 2000, dal 90 al 2000, al 2010, a vedere il pop, dove veniva studiato un prodotto adatto alle ragazzine, e poi dopo il rap si è adattato al prodotto delle ragazzine perché sono diventati pop, sono diventati quasi delle boy band. Se noi guardiamo gli FSK, per quanto cazzo possano essere
più hardcore, tra virgolette, o comunque più particolari, avranno un'attitudine molto più da boy band che ha una che ha uno speranza che il Faraba anche lui hardcore, ma non è, tra virgolette, adatto a un pubblico femminile, o comunque non è un prodotto atto a vendere. Non era un prodotto atto a vendere a un pubblico femminile. Difatti FSK vende di più di Speranza, perché FSK ha un prodotto più pop. La contaminazione è perfetta, perché comunque ha permesso al rap di avere un pubblico più ampio. Però qua si parla di soldi e spese e numeri. Non si parla di più di chi segue per passione. Artista 17 anni va bene quando c'è. Io ho Madman, no? E lui ha Jack, per esempio, no? Cioè Madman e Jack sono un po', no? Come sì, dire? Io c'ho Madman che lui ancora è solo Jordan. Sì. No, cosa, no, non ce l'ha un'altra Sky, è Jordan, no? Sì. Eppure Jack, tutte le volte che l'ho beccato, pure ultimamente, è vestito come Jack the Smoker, non è più vestito come, no? È a suo agio con quelle cose lì, certo. Viene da una certa cosa, è rimasto così, pure certo. Madman è uguale. A parte posso raccontare un aneddoto che non so se ti ricordi, che mi riguarda, te lo ricordi o non te lo ricordi? Che cosa? Ho super paura in questo momento. Raga, non vedevo l'ora. Però ho detto facciamo Gemini del 6 mesi, ho fatto sì, così posso raccontare quella roba. Prende Miami, secondo me 2017, mo non so, magari qualcuno controllerà da casa su internet. Suoniamo con Coez e io ero inciampato in una pozza di vodka. Di fregna, una pozza di fregna, vedo, essendo Coez. Vado da lui, perché acqua di fica ovunque. Il pezzo dei giornalisti, lui, vabbè dai, una cosa... Non lo devi fare il pezzo dei giornalisti, lui, vabbè dai, ma no, non lo devi fare il pezzo dei giornalisti. Così me ne sono andato proprio completamente nel nulla, dandogli questa cosa. Ma io non cosa. Ho fatto quella canzone, frate. No, Riccione, Pamplona. Ah, Pamplona, scusa, Pamplona, con Fibra e il ritornello di... Io poi sul momento ho detto, magari il tempo si sarà tagliato, però ero venuto, non te lo ricordi zero? No, frate. Io ero venuto... Guarda che io mi sa che ero in un'altra pozza di vodka. mi sa di sì. Io ero venuto mega... Ci sta se dire... lui, diretto. Chissà chi è, forse è Tommaso Paradiso. Ma perché mi stai chiedendo? Ma che vuoi, c'ha tre platini? Cazzo vuoi? Ma infatti mi sei sono comprato un pianeta, ma per pensare che vuoi. Quanto è cambiata la percezione nostra nel vedere le cose? Lo sai, secondo è me stupendo, questo, tutto questo è stupendo. Da quanto una persona, neanche voglio dire quanto una persona è intelligente, perché qui non parliamo di chi è più intelligente. Posso dire che questa intervista mi sta piacendo molto di più di quella che ho visto con Madman e Zano, e soprattutto più di quella che ho visto con Gue. Sono a pari, si stanno parlando a pari ed è una cosa molto carina, eh? Chi è meno, però se tu vuoi mantenere e si portano un genere rispetto. Fermo per 20 anni alla stessa cosa, secondo me è controproducente sia per te, per i tuoi gusti, che per il genere, per tutto, no? Quindi io trovo che poi non solo noi strani con le scritte in fronte, i capelli verdi, ci siamo aperti a questa cosa, e vabbè, anche gli altri hanno in faccia, gli altri rapper più affermati, bravo, di noi, affermati, bravo, da più tempo, hanno comunque intrapreso questa strada del aprirsi, no? Perché è figo poi, no? Contaminare la musica, certo. Ovviamente se la contamini con della musica di merda è brutto, yeah. Certo, siamo nel 2021 ed è giusto che le contaminazioni, cazzo, il percorso del crossover è cominciato dal 98, no? Dove veniva già contaminato il rap in America con le altre culture, che fosse il reggae, il metal, insomma un po' di tutto quanto, il pop, l'R&B che nasceva, bellissimo, tutto fighissimo, va bene così. E nel 2021 penso che questa cosa sia ormai abbattuta, è vero, siamo cresciuti col rap, prima non esisteva il rap, gli artisti che adesso fanno pop in Italia sono artisti che comunque il rap nel bene o nel male lo hanno ascoltato e quindi lo hanno assimilato e conoscono il genere, cosa che prima non succedeva, perché se andavi a parlare a Ornella Vanoni di rap ovviamente quella non ne sapeva un cazzo, magari, poi non è vero, però insomma... Se la contamini con una roba figa, poi hai il suo perché, no? Tutto vero, nel senso, quindi sono d'accordissimo. Trovo che sia importante per gli ascoltatori di un genere avere una mentalità un po' più aperta, che per fortuna non è più quella che avevamo noi. Io mi ricordo io che andavo dalla gente e dicevo 50 Cent fa schifo. Così, a caso, capito? Devi sentire i No Fiction e tutti dicono che palle, no? 50 Cent. Ma stiamo scherzando, No Fiction 300.000 volte di 50 Cent, raga. Cioè, però sono attitudini diverse. Perché Federica, se gli faccio sentire No Fiction,
mi sputa in faccia, mi dice: ma che è sta merda, te l'ascolti te? Però lei si ascolta 50 Cent. È una questione di attitudine e di voglia di ascoltare. Io non Fixon me li ascolto ancora adesso. Spacca. Poi dopo un anno e mezzo, due, mi sono reso conto che 50 Cent era una delle cose migliori che era mai successa al rap mondiale. Ho detto: ok, se mi piace questo, allora no, ormai posso anche andare a sentire delle robe un po' più star, perché sì, ormai ho aperto la mente a quella evoluzione cosa musicale. Era una roba commerciale. Sì, perché era il video commerciale in Da Club, capito? È lui che fa le flessioni nel esatto. video. Io ho ancora quella mentalità lì. Me tipo Back for Mercy e tipo ascolto il disco. Sì, sì, incredibile, incredibile. È uno dei primi rapper che ha iniziato a cantare i ritornelli dei non puoi dire cantare, ma era comunque canticchiare, era beh, melodico. Sì. Cioè, adesso è normale, anzi, cioè, i rap cantano. Però quella lì era stata mega di rottura. Infatti, secondo me, appunto, il primo in Italia poi a... Chi è stato? A cablare... Silvano Coez è stato sì. Il primo che ha decifrato i ritornelli di 50 Cent. Silvano già faceva i ritornelli mezzi hit, così, prima ancora che 50 Cent esistesse. Tu lo sai, già Broke Speakers, se ti senti, ci sono dei ritornelli cantati di Silvano di 10 anni fa che sembrano molto più recenti, perché c'hanno... Non è del tutto vero. Se parliamo di Roma, c'era anche già chi lo faceva prima di lui, anche a livello molto più catchy. Ricordiamoci che qualche anno prima di Coez veniva fuori un gel a fare un genere indie nel rap molto particolare, molto strano, e non è stato capito, perché gel veniva da un ambiente totalmente diverso e poi c'era dell'autodistruzione. Ma quello che ha fatto Coez prima di Coez lo ha fatto gel. Quindi non sono d'accordissimo, e non era nemmeno, diciamo, differente tra mainstream e non mainstream, perché Gel in quel periodo aveva dei contratti che lo facevano uscire in una situazione di casa discografica, se non ricordo male, major. Gli raccolli proprio a Silvano. Sì, gli raccollo pesantemente a Silvano, senza dubbio. Lui risultava credibile. C'erano a fare le quella flessioni, roba. Cioè, se io avessi cominciato... E sto parlando soltanto di Roma, non mi sto spingendo in altre parti d'Italia, A cantarti, canticchiare i tornelli come 50, sarebbe stato molto strano. Lo sai, detto, la roba del risultato credibile, cioè quando vedi... Forse noi ce l'abbiamo innata questa roba. Quando vedi una collaborazione che è genuina, penso non diresti mai: se due collaborano però esce una cosa figa. E invece due che li vedi proprio che l'hanno messa insieme e manca proprio quella coesione. Secondo te però alla gente arriva quella roba là? No, qualcuno sì. Che non quella roba tutti. È un po' fake, no? Non a tutti, certo. Agli addetti ai lavori. Sarei committer, no? Cioè, secondo te. Agli addetti ai lavori, non alla gente comune. Forse i più giovani, non per colpa loro, perché proprio loro sono cresciuti quando questa cosa era già così, era già sdoganata, quindi non c'hanno neanche, no? Il pre. Non c'hanno il metro di paragone che ci abbiamo noi, come poteva essere, no? Un pezzo di, che ne so, i Maroon 5, quando era i Maroon 5 avevano fatto. Che Maroon 5 avevano fatto un pezzo con un rapper qualche anno fa, cosa. Il cantante ha fatto un pezzo con Kanye West. Sì, allora quel pezzo lì, però il pezzo è di Kanye, mi sa. Però c'è lui che gli fa. Lo trovo orrendo quel pezzo. Però il pezzo bello. Comunque è di Kanye West. È bellissimo il pezzo. Terry è felice, Giuseppe, la musica felice. Ma che felice, c'è qui. Io manco me la ricordo. Ma è felicissimo quel pezzo. È molto felice. Mace, come mano, non gliene frega un cazzo. È proprio una cosa che quando la senti ti viene da sorridere. Percepisco molte influenze da te, perché lo so per certo, perché comunque c'avevi Reset, facevi roba comunque elettronica, e tu pure, perché comunque vai sempre a Berlino, ti piace la techno, quella roba lì, che poi non c'entra un po' niente con la roba rap. Però voi c'avete più o meno tutti e due questa cosa molto da club. Hai iniziato pure, fatto qualche DJ set, sì, capitato, due, tre, no? Uno con lui. Con lui è un percorso un po', cioè avete avuto le stesse influenze, cioè tipo da te dove è nata quella roba là? Mi ascoltavo tantissimi Daft Punk, i Chemical Brothers, i Cassius, cioè, Cassius. E tipo, cioè, proprio fine 90, primi 2000. Quindi quella 2000-2005 forse. Poi dopo il mio periodo rap nel 2006, ne avevo le palle piene, non ce la facevo più. Della musica, dell'ambiente, di tutto, anche come stimoli. Poi ai tempi dovevi fare un loop uguale dall'inizio alla fine, anche musicalmente. Certo. Il rapper riempiva ogni buco libero. Era palloso. Sì, era palloso, proprio non ti potevi esprimere da produttore. Già facevi delle variazioni e spesso al rapper non andava bene perché lo voleva perché tutto identico. Sì, lo porti sono fuori. Sono stato così per un lungo ma tempo. Certo, ma era così, era codificato così il genere. Ma infatti, raga, la bellezza di quello che è in questo momento, quello che una volta era il rap, cioè, è che i produttori possono fare il cazzo che vogliono,
e i rapper devono seguirlo, cioè diventa una vera e propria incontro musicale, cosa che all'inizio era quello, il campione luppato che rottura di cazzo, capito? Cioè, a me piace la variazione, piace la particolarità, piace sentire il lavoro vero e proprio del produttore. Al 2016 non grazie credo Lorenzo per la sub. Su un clap. Cioè, a un certo punto quando qualcuno faceva un clap facevo io i clap, non li uso, di mettere un rullante, sono un rap, capito? Poi che il rullante lo volevi così. Sì, 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 gigante sempre, gigante, sì. Insomma, quindi un po' mi è mancata quella roba lì, nel frattempo stavo ascoltando sempre più roba elettronica e poi ho fondato Resetto, ho iniziato a fare DJ e produrre musica elettronica, è andato molto bene da subito, poi abbiamo girato tanto il mondo come DJ. La musica elettronica l'ho scoperta facendo, perché quando ho iniziato, certo. Per me era tipo, conoscevo quei gruppi che ti ho nominato prima e non molto altro, nel senso... Ah, l'hai prima fatta? Ho iniziato, ho detto voglio fare sta roba, volevo fare il DJ, andavo alle comunque già andavo spesso alle feste techno, mi piaceva di più l'ambiente, io voglio andare da questa parte qua. Il genere l'ho conosciuto facendo, ho iniziato a studiare tanto, ascoltarmi i dischi e allo stesso tempo imparare a farla quella roba. Poi, cioè, beh, ovvio, tipo, eh. Un po' una golden era tipo quella di Magnetic Man, no? Senti, sì. No? Quel periodo là c'è stato un po' a livello internazionale, quel 3-4 nomi, Krugers, Bloody Beatles, c'è una roba che tipo diciamo solo noi, così. Kungo Rock, io per esempio non conoscevo Mezza Industrial, sì, forse era una delle cose che mi piaceva di più in assoluto. Kungo Rock, penso spaccava il culo. 2010 parliamo. Resetto l'hanno fondato nel 2007, quindi già erano esposti tipo i Justice, Boys Noize, quindi parlo di roba, era tutta roba potente, però anche molto variegata tra loro, cioè, tutta roba diversa, ma sì, certo. Quanto cazzo erano forti Justice, raga, cioè questa roba rock suonata in quella maniera. Poi c'erano in Inghilterra, esplodevano tanti di quei gruppi strafighi, mezzi drum and bass cantati, fondevano il metal, cioè quella roba era un crossover fighissimo ed è sempre stato underground perché c'era nel mainstream qualcosa di differente che aveva un suono più morbido e finiva tutto in un unico calderone. Cyberpunkers era diversa, ma era quello il bello. Cioè tanti venivano più dall'indie rock che l'indie rock, sai, esatto. Iniziato a avere un ritmo sempre più densi, se poi è confluito lì, ma anche tanti ex produttori rap come me, certo. Come Krugers. Io mi sono avvicinato alla musica elettronica con la dubstep, cioè tipo scream. Dal 2012 al 2014 mi sono sentito pure tutte le cose possibili live, tutte le meglio e anche le peggio, quelle un po' più plasticone. E poi da lì io un'ex fidanzata mi ha aperto la mente poi alla cassa dritta, perché io non mi piaceva, non ero aperto a fare questa cosa continua, dritta. È un passaggio quasi obbligato quello che sta raccontando Jam. Quando arrivò la dubstep in Italia, cercavano di fonderla un po' con quello che era la moda del momento, e quindi c'era il metalcore, moda underground. La dubstep durò molto poco. Parallelamente arrivò la drum and bass, che comunque era già un genere molto forte in Italia nei club, dato da Jungle, veniva dalla Jungle, veniva da tutto quello che era il mondo appunto della dub. E subito dopo la drum and bass era un po' più per marcioni, e se volevi fare lo step successivo, quello un pochettino più da fighetto, c'era l'EDM che diventava cassa dritta, che diventava quel tipo di musica lì, che un po' faceva Deadmau5, no? Molto pulita, molto patinata, molto bella. Digital Astro lo conosco di nome, scusami Yababy, perdonami, fammi andare avanti. Ed era un percorso quasi obbligato, no? Venire dall'elettronica, dove tutti quanti si erano messi ormai a fare quella roba, perché nei club girava solo quello. E quindi subito dopo c'era tutto quello che era il discorso EDM, quindi cassa dritta, c'era la, oh mio Dio, non mi ricordo più quel genere che a un certo punto anche Skrillex era messo a fare, vabbè, piscio. Tutto dritto, sì. Il primo approccio tuo alla roba elettronica è stata la dubstep. È stata la dubstep, sì. Okay. Era quel periodo poi che a Roma il Branca chiamava tutti quanti, era Evil Sound, quella chiamavano, io mi sono sentito tutti i possibili. Evil Sound stava nominata da Jam, era l'etichetta, label, booking che faceva suonare anche noi all'interno del Brancaleone. Io ho suonato con Pendulum, abbiamo suonato con Zomboy in quel periodo che andava fortissimo.
un botto di roba, non mi ricordo un cazzo, cioè un botto di, però facevamo quello, si andava nei club, si girava quello, perché in quel periodo andava tantissimo di moda quella roba lì. E c'era Boss Doms anche in etichetta con noi, Mushroom, Infect Mushroom, no, gli Infected Mushroom sono un'altra cosa, Young Mushroom, qualcosa del genere si chiamava il ragazzo, ed erano gli ragazzi di Evil Sound, Sara e anche c'era il DJ del Muro del Canto, se non ricordo, Aphrodite, bravo, anche con Aphrodite ho fatto, sì, suonavo con Becco dei Dungeon Elite, era il, no, nei Dungeon Elite, eravamo noi Dungeon Elite, io, Becco e la sua fidanzata Michelle, l'ex fidanzata. A tutti quanti, era Evil Sound, quella che amavano, io mi sono sentito tutti i possibili artisti da Upstairs, tutti, da Skrillex a, no, Scream, Benga, pure quello in più, Underground, fighissimo. E poi da lì ho scoperto tramite un'ex fidanzata la techno, e con la techno poi ho capito che era molto più diversa, c'erano più, ecco, diversi generi alla Dubstep. Io la techno non BPM, riesco. Sì, infatti di quelli pensa... famosi era rimasto poi solo Skrillex a fare i numeri, diciamo, che neanche faceva più dubstep poi, no? No, no, certo. No, ma aveva evoluto quello, tutto. Poi quella lì è una roba che sono inventati gli inglesi, sì, tipo al forward, comunque... Come tutto il resto della musica. Parti mega underground, anche come suono era completamente diverso, poi l'hanno, certo, iniziato a fare gli americani. Esatto, l'hanno proprio reso quello che dicevo prima, Skrillex, certo, e altri. Io penso sempre a sti inglesi che si sono inventati una roba nuova, era proprio una ballotta di tutti i generi più o meno. Si sono inventati una roba nuova e poi gli americani gliel'hanno scavallata. La e infatti gli hanno portato via il bambino loro. Questa roba della tecno, delle, peccato che hanno tagliato, era interessante. No, comunque te ne vai sempre a Berlino, eccetera, eccetera. Ha influenzato un po' le cose che fai? O è una roba tipo parallela? Ma è sia parallela sia ai tempi influenzato. Appena ero entrato nel trip, c'è sta l'ultima traccia, e credo sia l'ultima traccia dell'unico compromesso che facemmo con Frenetic e Orange, che si chiama Nevermind, e quella è techno, cioè è cassa di ritornello, è cassa dritta proprio con quell'input là. Però devo dire che poi nell'insieme di tutta quanta la discografia, forse c'è solo quella dove c'è proprio la cassa dritta, il piattino più parallela, però sicuramente a livello di suoni e di così. A me quella roba niente, però no? Fino al settimo disco non ha usato un clap, figurati. E tu quella roba invece la... Ah, fermi, siamo 191, domani sera non vi perdete la live col Gallagher qua in presenza, dove ci racconterà che cazzo è successo, perché ha litigato con tutti senza censure, e noi saremo cattivissimi, gli chiederemo di tutto, non ci fermeremo un attimo. Quindi alle 21:15 domani sera qua in live nel salottino Galla, che ci racconta tutto, è la live di fine anno. La continui un po' a coltivare? Sì, di brutto. Pare che ho 1000 tracce che sto facendo, pronte, anche che non... E i Two Fingers all'inizio venivano visti malissimo. Ma ancora adesso io li vedo malissimo, solo a Barlo piacciono. Mai sul cliché del pezzo, cioè sul cliché, sul codice del pezzo techno, certo, del pezzo house. Grazie Andrea Special, 10 mesi, cazzo. Un momento, penso, forse partito da... Bendo, forse di Anna? Noi avevamo fatto prima, no, aspetta, forse... house, però c'è le influenze si sentono di brutto. C'è stato un momento, penso, forse partito da Bendo, forse di Anna? Noi avevamo fatto prima, ho paura di uscire, parte 2, mi sa che, bravo, è uscita prima. Sì, Mauri è stato tra i primissimi a fare quelle robe dritte, hanno fatto, diciamo, remix, no? Quello Fisher, no? Che hanno fatto tipo l'edit di quel pezzo. Sì, live, era sul pezzo di Fisher, sì, mi ricordo ogni tanto. Ma sì, e dopo quello lì, secondo me, c'è stato un attimo che tutti volevano fare quella roba là, e poi io ero contento perché era roba Shader che lo faceva già da un po', però da DJ potevo usare per arrivare magari all'house. Sì, perché al DJ set, certo, metti la roba reppata, un pezzo reppato, e poi piano piano arrivavo magari a mettere l'house, cosa che invece magari passa dal rap all'house, insomma, anche a livello di BPM non era facilissimo, perché diciamo rap è stato, certo, sempre intorno ai 90. Ah, sì, beh, andare, certo, al doppio, al limite, no? Sì, ovviamente loro intendono quando è ritornata di moda, cioè passando 5-6 anni, però secondo me Shade già lo faceva e lo ha sempre fatto. Fedez. 120. Il primo gruppo per cui io sono stato fan tipo a 8-9 anni erano i Backstreet Boys, cioè ero convinto che io sarei diventato uno dei Backstreet Boys. Però non sono sicurissimo. Quasi? Sì, sì. E invece? Un po' più pelato. E nel senso, comunque poi ho capito che c'avevo altri gusti, no?
persona che ti ha fatto sentire il primo Mantic disco sarà che più sulla dub. Tu, se te lo ricordi quel disco Reggae. Lì, detto Eyes on Me the Tupac, no? Sì, 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 è cambiata la tu vita. Ce l'hai quella persona là, te la ricordi, quello che ti ha detto senti questo disco, tu l'hai sentito e hai detto minchia. No, no, io e Jack the Smoker ci siamo conosciuti in quinta elementare ed eravamo inseparabili, siamo diventati inseparabili e noi ascoltavamo la radio, noi era radio DJ il nostro, certo. Quello che ci passava i dischi. Giustamente non c'era niente dove sentire la musica, forse MTV. Ovviamente non c'era niente, guardavo di brutto MTV, per esempio MTV mi ricordo quando... Pizza Connection c'era all'epoca, Pizza Connection. Ho visto il video del primo singolo di Daft Punk, è proprio da funk. Bravo il cane. Comunque Spike Jonze e Gondry, vedetevi tutto quello che hanno fatto, cari giovani di oggi. Cazzo di genio. Perché è così, pure Gondry imbattibile. C'è un video di un gruppo che non conosce nessuno, non mi ricordo mai come si chiama, di Gondry recente, di 4, 5, 6 anni fa, che praticamente è un continuo piano sequenza di una camera che gira in tondo. Dei metronomi? Sì, dei metronomi, e ci sono le diverse scenografie in base a dove gira la telecamera, loro sono dentro una macchina, dentro un teatro. Vabbè, quella roba mi ha fottuto il cervello. Che odio queste robe. È un po' quello che faceva Bud Spencer. Dopo ci diamo i cazzotti in testa, fortissimo. Ma invece voi avete fatto quella roba con Manuel Marini, no? Documentario. Che è tuo amico regista. Yes, ormai anche suo amico. Suo amico? Certo. Avete fatto questa roba. Il titolo. Che è un documentario, no? Sì. Che è in Mozambico? Yes. Preti quella roba là. Bella quella roba. Allora, il preti quella roba là è veramente più semplice di quello che ti puoi immaginare. È stato semplicemente. Bella quella roba. Andiamo in Africa insieme. Lui è andato tante volte, molte più di me, ha visto più posti. Com'è? Io ho iniziato a viaggiare l'Africa nel, mi sembra nel 2016 o 17. Sta di fatto che ho detto ok, è il momento di affrontare l'Africa. E le droghe che ci può offrire. Quindi ho iniziato, ho fatto Uganda, Tanzania, Kenya, poi ho vissuto a Johannesburg qualche mese, Zimbabwe, insomma sono stati in un sacco di posti, Etiopia, e avevamo deciso poi di che un viaggio in Africa l'avremmo fatto insieme. Un po' nera quella. Questa cosa io, Manuel, oltre a essere sicuramente uno dei miei migliori amici, forse top 3, ci conosciamo dalle elementari, capelli lunghi, rasta, quelle cose che ci stanno, tu ci dai stagione. Non avevo proprio i rasta, ma avevo i capelli lunghi e non li avevo mai pettinati, erano diventati dei rasta. Quindi. Vogliamo salutare Daniele. Daniele ha ancora i rasta Frenetic da 18 anni forse. L'unico italiano ad avere ancora i rasta è Daniele Frenetic. Ma mi sembra un po' nera. Buona è buona, me la succherei, me la pipperei adesso quella roba. Porca puttana. Mi sembra appetitoso. Madonna quanto è ciotto. Buona, vaffanculo. Bello, guarda là. Questa in realtà è una buona ricetta, mi sa che faceva Taco Bell, pizza taco qualcosa, che poi hanno tolto dal menù e ho trovato, c'è uno su YouTube che mi fa volare che si chiama Sam the Cooking Guy, che è un signore che gli fa tutti i panini, e ho visto questo qua, ho detto questo io rifaccio. Sono pronta. Minchia sotto però è... Pronto. C'è l'inclusività, c'è dell'inclusività. Meglio il primo o il secondo, Davide? Ma forse questo, sai. Più buono dell'altro? Forse sì, certo sono diversi, eh. Certo pure l'altro però era speciale come hai preparato. Ma infatti lo sai che come estetica. Era l'altro? Un toast a tre livelli col buco in mezzo e nel buco ci andava tutto il bacon che si cuoceva, faceva una sacchetta e poi ci arrivava dentro. Madonna, wow. Era qualcosa. E lo sai che il panino tuo, quello fatto a te, è in assoluto quello che hanno rifatto di più, cioè che la gente mi manda. Sì, eh? Vabbè, l'altro erano più complicati? Non so se è quello, comunque sono tre ingredienti, poi è una roba super figa da vedere. Voi per entrare, ti organizzato questo viaggio, quindi era essere una vacanza. Siete andati là. Lì poi, non lo so, due giorni è cominciata a girare in testa l'idea, no ma facciamo qualche ripresa, perché non proviamo a fare questa cosa, finché poi è proprio diventato, no, mi pare che da un momento all'altro è proprio stato facciamo due pezzi, no, facciamo un pezzo, facciamo della musica qui, sì, tipo riprendiamo il processo creativo di noi che stiamo qui, bella l'idea, facciamo questa roba. Ma infatti il progetto era molto figo. Mozambico si chiama Lauro. Siamo entrati in questo posto la prima sera e capito, gli facciamo siamo qui in vacanza, piacere, lui Lauro, e noi così, come ti chiami?
Lauro, no, sì, dai, non ti chiami Lauro davvero. E il suo amico che stava lì invece faceva i video. Cioè, vi siete trovati tipo le stesse persone uguali, però. Ma siete trovati senza volerlo un team per fare un video. Ma la prima sera, cioè la sera che siamo arrivati. Poi hai fatto il video proprio di un pezzo, no? Hai fatto il video di un medley di due pezzi diversi. Due pezzi là. Simone, che era quello che si lamentava. Ma di che mi lamentava io, zio? Tu pensa che loro, ovviamente, ogni volta che stiamo registrando, gliene frega un cazzo di quello che diciamo. Poi uno solo che stringi così, poi si possono mangiare la roba che è stata mangiata a voi. Che poi tu, quando sei venuto l'altra volta, avevi presentato quello che vi consiglio, volume 800. Avevo annunciato che sarebbe uscito. Velenotto. E oggi non presenti niente, vieni così, non parti niente, una hit. Ho fatto il VC9 qualche mese fa. Aspetti un figlio. Abbiamo fatto un sacco di cose, anche con lui. Inventate qualcosa. Ci sono qualcosa. Un bel po' di cose in arrivo. Ti avevo mangiato e c'era qualcosa tra voi due, cioè, no, non a livello romantico. Beh, bromance sì, però di cioè qualche progetto bromance sappiamo. Ma state a fare roba insieme? Sì, certo. Cioè un progetto parecchia. Proprio insieme? No, progetto parte, no. Ma cioè è nasce. Sono davvero, ma sono d'accordo, Mori. Facciamo una canzone per. No, no, però facciamo musica. Non parliamo. È neanche facciamo una canzone in realtà, è anche che tutti apportano il loro, no? Tu il disco Obbe non l'hai mai suonato e quindi farai. Ad aprile lo porto in tour. Ho annunciato la data del Fabric a Milano che è il 2 aprile. Che bello Obbe Live, mamma mia. Mamma mia che invidia. Non andrò perché sarà pieno di gente di merda. Un po' risuonato. Ma mi dispiace molto. No, non mi pesa perché non l'ho ancora suonato quel disco e devo dire che io sono uno che si stufa subito delle cose che fa, invece lì dentro, cioè, mi ci rivedo ancora molto dentro Obbe, quindi ho voglia di suonarlo, voglia di vedere con i miei occhi che effetto fa sulla gente. Mm-hmm. Quando è venuto Madman che ho chiesto sta roba, poi non mi ha risposto perché è venuta la madre a prenderlo. Perché c'avete questa roba di dire fa veloce, tipo dell'extra beat? Però secondo te da che viene quella roba? E in parte anche quel, ma è gusto. Io mi sono innamorato del modo di rappare di Ludacris. Tecna, dico nomi che adesso i ragazzini non sanno neanche come si scrivono. Ludacris, sì, Tech9, Bottas and Harmony. Mi affascina Twista, certo. A parte Tech Nine a qualcosa ci prende Gem, nel senso i dischi miei non è solo rappare veloce, pure sui mixtape ci sono tante cose rappate normali tra virgolette, no? Ma infatti questo è il nuovo, però quella roba è che certe volte su determinati bpm, su determinati tempi è più figo rappare veloce che lento, no? Se rappi lento su un beat a 60 bpm ci mettiamo tutti a dormire, no? La roba da producer è nata per, vabbè, che non sei Sandro Ru, per altre persone o per te? No, è nato perché volevo semplicemente fare anche della musica, non solo voce, parole. Devo dire che ci ho messo un po' prima di riuscire a scrivere su una base che avevo fatto io. È uscita prima roba di Enzi o di Dani Five, mm-hmm, prodotta da me. Questo poi perché Enzi era pure una bomba. Ah, bella hit. Pure quella Dani Five non fischia. Il Jimmy Dice del 2015, se vedesse il Jimmy Dice da adesso, che penserebbe? Dai, è forte, batti 5. E mo faccio sia le basi che le strofe, no? Senza contare che anche a livello finanziario è meglio. È anche una cosa che mi ha svoltato il lockdown, per esempio. Perché io tutti questi 2 anni di lockdown non c'avevo un cazzo da fare. Ho imparato a fare le produzioni. Polemico legale. Cagazzi eleganti. Se lo rifate, prende a suonare Davide, promette che non attaccherà quei siluri appena svegliato su Instagram. Simone Mace, se vedesse quello che è adesso. Batterebbe un gran 5, direbbe minchia, non me lo sei immaginato che avessi. Un gran 5, sono d'accordo. Collezionato tutti questi successi e aver fatto il tuo disco ed è andato così bene. Non l'avrei mai immaginato. È un po' la cosa immaginato. Che comune, cioè, è vero, raga, stronzi noi. Non è stata Anna a riportare la cassa dritta, c'era anche il pagante. Non ci avevo pensato. Fa dei numeri da pop star, no? Però mantenendo quell'animo, no? Genuino, vero, real, proprio riconosciuto poi anche dai colleghi, no? Certo. Perché penso, cioè, mantenendo quell'integrità, però aver fatto quei numeri senza perdere niente, penso quella è la cosa alla fine più difficile che puoi per fare. Lui è ancora meglio, secondo me, perché comunque quando io avevo 15 anni sentivo i dischi già prodotti, certo, lui, i dischi grazie della a crema, cazzo. Io comunque ho iniziato anche a rappare sentendo quella roba là, certo. Cioè, che è stato uno dei primi a fare le doppie rime, a fare le robe
tecniche che non erano fastidiose da sentire. Comunque l'Alba, il disco loro, è culto nel rap italiano per me. Il disco si chiamava Esuberanza, il mixtape, e tu gli hai fatto una roba... Minchia, incredibile quel beat. Incredibile. Ancora adesso. Rimbalza di brutto. Capito, comunque no, è una figata. Boh, il panino comunque era perfetto, e, no? Hai fatto mangiare i peperoni, il formaggio a mais, che non succedeva da anni, penso. Ecco, buongiorno. Quindi super, no? Potremmo fare... Non so. Grandi... Senti, vedi un po' rotto il cazzo. Potete andare per Forest. Mamma, la gag. La gag. Dai, era carino. Guarda, è una delle puntate più carine che ho visto. Va. Veramente, veramente carina. Veramente carina. Jam, super easy. Mace è messo tranquillo perché c'era Jam che era così tranquillo. Bello, bello. Questa volta mi è piaciuta davvero. C'è anche finale. Mannaggia il cazzo. Aspetta, come c'è il finale? Oh, Abana! Amici, amici, oh, questo ha fatto un macello. Quell'arti due fenomeni. Prestami casa, prestami casa.